Ciao a tutti amici di XMador.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare una tastiera di tipo meccanico di un brand assolutamente sconosciuto in Italia. Stiamo parlando della DEC. In questo unboxing andremo ad analizzare la DEC Asium Pro, che è il modello full layout della DEC. Procediamo nell'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il modello della tastiera e il brand. Intorno nel retro della confezione inoltre troviamo alcune caratteristiche tecniche della tastiera, il bundle e i requisiti di sistema. La confezione è abbastanza semplice, in colorazione nera con scritte in colorazione blu. Procediamo dunque all'unboxing della stessa. La tastiera, come possiamo vedere, è ospitata in una busta. Procediamo ad estrarla. Ok. È presente anche un manuale utente ed un pratico estrattore, come possiamo vedere. Procediamo anche ad estrarlo, così dopo vi facciamo vedere anche gli switch. Il estrattore è in saldo metallo, quindi abbastanza resistente. Estraiamo anche la tastiera da questa busta ed eccoci qui di fronte alla DEC Asium Pro. Come possiamo vedere, il layout è molto simile alle Quickfire della Cooler Master della Siam Storm. Il design è molto elegante, ha una doppia colorazione grigia e i tassi sono neri. È dotata di switch meccanici Cherry MX Red. Vi facciamo vedere anche il colore. Eccoci qui. E come possiamo vedere, al di sopra di esso è presente un LED che ci permetterà di, una volta collegato al computer, di avere una retroilluminazione blu, in quanto questa tastiera, questo modello particolare, è dotato di una retroilluminazione blu. Ovviamente la DEC offre anche una retroilluminazione bianca per gli stessi modelli. Il layout, come abbiamo detto, è completo, quindi anche del tesserino numerico. Ha un layout USA, quindi non italiano, e non sono presenti layout italiani per questi modelli di tastiera. Il retro della tastiera è dotato di un pratico di pratici piedini per rialzare la tastiera. Anche i piedini sono dotati di mouse fit, che permetteranno una maggiore presa sul piano di lavoro. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore però non è placcato in oro, ma questo non ci dovrà dare particolari problematiche. La particolarità di questa tastiera è il rivestimento che il DEC applica su di esse. Infatti è un rivestimento abbastanza particolare e quasi a buccia d'arancio. Il design è quindi molto elegante, ma allo stesso tempo particolare. Notiamo anche sulla barra spaziatrice, il logo della DEC stessa. La tastiera è ovviamente dedicata al mondo dei videogame, dei giocatori, scusate, in quanto è dotata di Cherry MX Red, i quali hanno una forza di attuazione di soltanto 45 grammi. Ovviamente alla DEC è possibile richiedere varie personalizzazioni sia del layout sia dei Cherry MX e sia nella personalizzazione della rifinitura della tastiera. Questa tastiera è dotata, scusate, anche di retroilluminazione blu. Come abbiamo già detto prima, è disponibile soltanto la retroilluminazione blu e la retroilluminazione bianca. Con questo è tutto, ci aggiorniamo nella recensione scritta sul nostro sito www.xmardor.com. Un saluto a tutto lo staff.